stesso numero del Salus TG, generati modelli 3D di tessuto nervoso a partire da cellule staminali umane. Italia al top della longevità grazie all'universalità delle cure. 55 milioni di euro destinati allo sviluppo della rete delle reti della sanità e della ricerca. Da oggi è possibile biostampare anche i neuroni. È il traguardo raggiunto dallo studio nato da una collaborazione tra l'Università Sapienza di Roma e l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha permesso di generare modelli 3D di tessuto nervoso a partire da cellule staminali umane. Il risultato potrà essere utilizzato per realizzare modelli delle malattie e per lo screening dei farmaci. La ricerca, pubblicata sulla rivista Journal of Clinical Medicine, dimostra le possibilità delle tecniche di ultima generazione in campo biomedico, quelle di bioprinting, che utilizzano inchiostro biologico, ossia cellule e prodotti ricavati da materiali non viventi biocompatibili, per assemblare modelli 3D di vari tessuti biologici. L'Italia è un esempio di come si possono raggiungere ottimi risultati di salute pubblica attraverso un mix di stili di vita relativamente sani e un sistema sanitario universalistico. Ad esempio, tra il 1990 e il 2017, i tassi di mortalità standardizzati per età per le malattie cardiovascolari sono diminuiti del 54%, a segnalare la prima analisi delle stime per l'Italia pubblicata su The Lancet. In arrivo entro la fine dell'anno 55 milioni di euro destinati allo sviluppo della rete delle reti, della sanità e della ricerca, a partire dalla creazione di una piattaforma integrata per la raccolta, l'analisi e l'interpretazione, grazie all'intelligenza artificiale, dei dati di 51 IRCS italiani. Un progetto decennale già finanziato dal MEF tramite il Ministero della Salute, che coinvolge le tre grandi reti attive in Italia, oncologica, neurologica, cardiologica, coordinate da Alleanza contro il cancro.